Ho sbagliato tante volte, ma che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella mia vita? Accettare questo appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a vedere un tutorial veramente molto molto semplice di Ornella Vanoni, l'appuntamento. L'intro, andiamo a vedere l'intro come al solito e poi lo scomponiamo, ok? E finisce qui, quindi come vi ho anticipato, molto semplice. Dunque, cosa iniziamo a fare? Subito prima, quindi un pelo prima di iniziare l'intro, c'è questo pre-intro, chiamiamolo così, che ci appunto introduce all'intro. Cosa vado a fare? Vado a suonare Fa diesis Sol. Però il Fa diesis è veramente spizzato, è quasi impercettibile. Ops. Quindi Fa diesis Sol, Fa, Re. Ok, quindi imparo a fare questo, poi iniziamo l'intro che è, come vi ho detto, molto molto semplice. Per fare l'intro ci andiamo a mettere in Do maggiore, questo qui è il Do centrale. Molto semplicemente ci mettiamo in posizione di Do, accordo fondamentale, quindi Do, Mi, Sol. Ok, e c'è da imparare tre posizioni. Questa qui, la prima. Questa qui, che è la seconda posizione, che è un La minore. Ok, Do, La minore. Questa qui che è un Do maggiore 7. Quindi cosa vado a fare? In sostanza tengo sempre pollice e indice nella stessa posizione e poi sposto, mi muovo dal Sol, faccio Sol, La, Si. Molto semplice. E adesso vi faccio vedere però come suona l'arpeggio. La mano sinistra invece suona solamente e ripetutamente Do e Sol. Maniera, quindi nulla di più semplice. Come vado ad arpeggiare? Però questo ecco, non è complicato, però l'arpeggio è da imparare. Io vado a fare questo e poi mi metto subito sul Do. Ok, quindi all'inizio può sembrare un pochettino complicato. Però ecco, basta veramente farlo, ecco, esercitarsi. Quindi vado ad iniziare l'arpeggio con in posizione di Sol, abbiamo detto, però lo inizio in realtà con questo Sol. Ok, e vado ad arpeggiare il Do a scendere, quindi faccio Do, Mi, Sol, primo arpeggio. E poi mi muovo subito su questa posizione, quindi sul La.
rimango per due battute su questo accordo, sulla seconda posizione, quindi rivediamolo piano. Faccio quindi scendo e poi risalgo sul La e mi fermo sul Mi, quindi Sol, Mi, Do, poi La, Mi, Do, La, Mi. In questa maniera, quindi seconda posizione, terza posizione. Terza posizione è come la prima, nel senso che la vado a toccare solo una volta, scendendo, quindi dal Si faccio Si, Mi, Do, per poi ritornare sul La, Mi, Do. Ok? Quindi la terza posizione dura soltanto una battuta, come abbiamo visto. Ok? Mano sinistra, ogni volta che cambiamo posizione, cambio nota. Quindi iniziamo col Do. Semplicissimo. Adesso andiamo a vedere la strofa. Nella strofa quello che dovrei imparare è solo una posizione in più, perché nella strofa andiamo sempre a suonare queste tre posizioni. Ok? Però poi oltre a queste, quindi Do, La minore, Do 7, andiamo a prendere la stessa identica posizione delle mani, solo che ci muoviamo tutto di un tasto a destra. Questo è l'altro, ecco, l'altra posizione della strofa. Quindi da qui ci muoviamo sul Re minore, posizione fondamentale, Re fa La, e poi facciamo, manteniamo pollice e indice, e poi ci spostiamo qui, quindi col mignolo sul Si e poi col mignolo sul Do. Ok. Infatti, la canzone fa così dopo l'intro. Ho sbagliato tante volte, ma che lo so già. Vedete, c'è la primissima battuta in Do. Ho sbagliato tante volte, ma. Quindi la primissima battuta è come l'intro. Sol, La minore, scusate, Do, La minore, Do 7. Ho sbagliato tante volte, ma ritorno qui sulla minore e poi mi muovo sul Re minore, che lo so già. Quando mi muovo, ecco, sul Re minore, mi sono dimenticato di dirvi, anche la mano sinistra si muove, quindi si muove anche però la mano sinistra molto semplicemente di un tasto a sinistra, quindi piuttosto che suonare Do Sol, questi due suoniamo Re, La. Ok, quindi cantato in sostanza viene fuori così. Ho sbagliato tante volte, ma che lo so già. Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo appuntamento è stata una pazzia. Questo qui è il ponte. Quindi ecco, questo giochino lo andiamo a fare ogni volta, ecco, per due volte nella strofa. Quindi Do, poi ci muoviamo sul Re e lo andiamo ad eseguire in questa maniera. Per passare al ritornello, invece, noi ci troviamo in sostanza. Ok,
sul Do, ok? È quello che andiamo a suonare. Quindi andiamo a suonare questo accordo qui, quindi Do, Mi e La diesis, come ponte per andare poi a suonare il ritornello. Poi andiamo a suonare il ritornello che vi faccio vedere, fa così. Amore, fretta, presto, non resisto. Da capo. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Quindi dopo aver fatto questo ponte, il ritornello cosa fa? Suona un Fa, quindi mano sinistra, scusate, mano destra, Do, Fa e La, quindi è un rivolto, mano sinistra, corno e Fa. Amore, fai presto. Secondo accordo è un Sol, e cosa faccio per suonarlo? Da questa posizione muovo tutto un tasto a destra, molto semplice. Stessa identica posizione. Amore, fai presto, non resisto. Terzo accordo Do, posizione fondamentale. E poi abbelliamo con questo. Da capo Fa. Se tu non arrivi, Sol, non esisto. Da capo Do. Non è. Poi chiudiamo il ritornello con un La. Non esisto, che vado a prendere con La, Do diesis, Mi, mano destra, mano sinistra, La, non esisto, non esisto. Ultimo accordo per chiudere il ritornello, Re, che vado a prendere con La, Re e Fa diesis, non esisto. E poi riprende. Preannunciato il tutorial è molto semplice, io mi auguro vi sia piaciuto, mettete un like o iscrivetevi al canale. Grazie, a presto.